nell'area della Farnesina, si è svolta la prima edizione della corsa non podistica, Pigiama Run, organizzata dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in 23 piazze di altrettante città in tutta Italia. L'evento, alla sua quinta edizione, mette tutti in pigiama, con l'obiettivo di mostrare in questo modo, vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere. Ha partecipato nella corsa anche Francesco Schittulli, presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. La prima volta a Roma, ma abbiamo avuto già 30.000 circa adesioni, iscrizioni in tutta Italia, e l'anno 21 mi auguro che da 30.000 possano diventare 300.000, perché dobbiamo essere vicini ai bambini. Soprattutto la sofferenza non è giustificabile nei confronti dei bambini. Il richiamo di chi solitamente gestisce tra virgolette un bambino, i bambini hanno il pigiama e quando sono malati usufruiscono del pigiama. Noi vogliamo dimostrare un atto di vicinanza, di solidarietà, e tutto ciò che sarà raccolto in tutta Italia per questo evento sarà devoluto agli ospedali che curano i bambini per malattie oncologiche, per i tumori. Partiamo da Milano, Roma, Napoli, abbiamo tutta l'Italia praticamente. Non c'è regione che non sia stata coperta da questa iniziativa.